Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini. Giaccherini di nuovo in nazionale, è tornato in grande condizione, 2 gol con il Bologna e si veste di nuovo d'azzurro. Bello, guarda, è stata una sorpresa bellissima, ci speravo, però sai, la speranza mia era sempre un po' in tensione perché in questo anno e mezzo che lui non ha frequentato Coverciano potrebbe essere nato qualcheduno che magari può soffiare il posto. Invece Conte ha ancora tanta fiducia in lui, questo ci gratifica da fare schifo e quindi siamo contenti. A Bologna è iniziato con 2 infortuni purtroppo, uno per eccesso di generosità, è voluto rientrare con 10 giorni d'anticipo e si è rifermato. Ora è guarito, sta bene, ha fatto 4 partite, 3 vittorie, 2 gol, bla bla, tutto, quindi è concentratissimo, questa chiamata non ha idea del valore che ha per lui e per me e per Giulio, e quindi si sta vivendo un gran bel momento. La rinascita del Bologna con Donadoni in panchina potrebbe ulteriormente avvantaggiarlo? Guarda, a volte ci sono delle cose che tu ti spieghi male, no? Che cosa vuoi che possa fare un allenatore in 4 giorni? Qualcosa è successo perché innanzitutto ha inserito un difensore molto forte, questo onore al merito di Roberto Donadoni, e poi ha cambiato qualcosa tatticamente e poi vedi, destro è stato per 6 partite che con Rossi, è arrivato Donadoni, ha fatto un gol bellissimo. Queste sono le cose che nessuno sa spiegare, però che esistono. Mi dispiace per Rossi perché, a parte l'episodio di Firenze che per me è imperdonabile, però è una persona che sa fare il suo lavoro e la vita del calcio è questa. D'altra parte hanno degli stipendi ben retribuiti e lo stipendio c'è anche l'esonero, quindi è una cosa che fa parte del lavoro. Viva Donadoni, viva Donadoni, e speriamo che Bologna si salvi.